Ecco, vedete questo terminale scuro? Più grande. Un attimo. Facciamo così. Più grande, ma questo comunque non mi permetterà di leggere gli appunti. Perché non ci sono slide, ma da qualche parte comunque devo... Grazie, grazie. Cioè, una piccola sorgente luminosa vicino... Oh, grazie. Vuoi stare qua a fianco a me? Prego, siediti pure. C'è posto. Siete davvero, puoi sederti. Grazie. Scusate. Accetti il preventivo. Sei token ogni 4 minuti. Credo farò memoria. Ecco, vedi, in qualche modo stiamo rifacendo un talk assieme. Ecco, quando gli ultimi della fila mi diranno ci vedo, io mi fermerò di Zumba. Perfetto. Abbiamo preso tempo, sono comunque 4 token. 4 token. Va bene, mi sembra ragionevole. Perfetto, scusate perché adesso non riesco a vedermi. No, ma cioè, l'importante è arrivare al file. Ciao a tutti, sono le 23 passate per tutti, è stata una giornata intensa e quindi io farò una cosa leggerissima, cioè solo terminale e niente slide. No. Vediamo chi si arrende prima. Perché niente slide? Perché l'idea di questo talk è farvi vedere come funziona Git, ovvero non quali comandi lanciare, ma come lavora nei suoi internal Git. Quindi è una cosa noiosissima, pesante, al buio. Vi faccio un applauso prima ancora di... Bravi. Sì, cioè, no, non sentitevi costretti in nessun modo. No, a parte gli scherzi, davvero. Se vuoi abbandonare, fai pure. No, quindi partiamo da questo brevissimo concetto. Che cos'è Git? Git è un sistema distribuito di versioning. In questo talk non parleremo di tutta la parte distribuita, parleremo in conclusione di un pezzo del versioning, ma ci concentreremo su quello che è sistema. Cioè, che cosa fa Git, che cosa costituisce il cuore di Git e come funziona. È come se, diciamo così, tutti voi credo abbiate quantomeno conoscenza del corso per la patente di guida. Questa qua è la lezione su come funziona il motore. Non vi servirà per guidare, ma comunque avrete una, spero, alla fine, se io ci arriverò, perché è tardi anche per me, una coscienza maggiore di come funziona Git. Ok, adesso credo terrò troverò un modo per tenere il microfono. No, sta. Vabbè, grazie, era una scusa per averlo qua e pagargli tantissimi token. Ok, cos'è Git? Git è essenzialmente una mappa. Come funziona? Con una mappa. Una mappa di quelli che vengono chiamati hash, cioè una sequenza di 40 caratteri. Git, per generarla, usa questo comando, che è git hash object. C'è un altro ingegnere che ti può battere, Perfetto, perfetto. Ciao. Tanto ci vediamo tra 5 minuti, la Rogna t'arriva. Infatti, l'abbiamo studiata tutta per ravvivare la situazione. Ecco, verrà ricordato per questo talk. E forse sarà meglio così. Ecco, allora,
il comando per capire che cos'è questo hash, per far generare git questo hash, è questo hash object. Ma se io lo lanciassi così, no, non fa niente, perché ha bisogno di prendere un oggetto e trasformarlo in questo che lui chiama hash object. Ok, noi diremmo, va bene, allora io ti dico trasformami in hash object la scritta something, ok? Questo non funziona, perché questo hash object è quello che non ha un'interfaccia, come diremmo, friendly, non ha un'interfaccia semplice. È quello che viene definito plumbing command, cioè hash object è il comando che viene utilizzato dai nostri comandi di git, e quindi è leggermente più arduo utilizzarlo. Io adesso vi faccio vedere come utilizzarlo, ma non è così importante tutto sommato. Io vi farò vedere due comandi che non utilizzerete mai quando utilizzerete git, ma che sono quelli che lui usa sotto per fare tutte le sue operazioni. Scriviamo something e lo passiamo a git hash object e gli diciamo di prenderlo dallo standard input. Ok, vedete, voi immaginate di dover fare ogni commit in questo modo, diventerebbe già un po' più contorto. Facendo questo, lui ha trasformato la nostra scritta, la nostra stringa something in un hash, ci ha restituito questi 40 caratteri. Questo è alla base di git. La cosa potente e performante di git è che in qualsiasi momento, su qualsiasi computer, lanciando questo comando otterremo sempre lo stesso hash. 40 caratteri per 36 possibilità ognuno, viene 36 alla 40, cioè una possibilità decisamente più ampia di creare hash univoci rispetto a quanto riusciremo mai a produrne i commit. Sono numeri enormi, e quindi una domanda, mi è capitato di fare questo talk, una domanda che mi è stata fatta è: ma non può capitare che venga generato lo stesso hash? È probabile, ma è molto più probabile che ognuno di noi vinca 10 volte consecutive al Super Enalotto. Quindi sì, può succedere, tutto sommato è marginale, ecco, come possibilità. Poi ve lo auguro 10 volte consecutive, sì. Quindi io continuo a il mio comando diventa sempre quell'hash. Se cambio un qualsiasi cosa qui dentro, tolgo una lettera, ottengo un hash completamente diverso. Ok? Perfetto. Gli hash sono unici, univoci, non solo nel progetto, ma in assoluto in Git. Ok? Ma torniamo... Ritorniamo a quello che vi dicevo prima, quindi prendiamo questo concetto. Vi dicevo all'inizio che è una mappa, e nel frattempo sbircio gli appunti per capire qual è la scaletta. È una mappa di oggetti. Noi adesso abbiamo visto il primo pezzo hash, ma Andrea, andiamo a vedere cosa sono questi oggetti. Proviamo a dire a Git di scrivere questo oggetto, quindi di salvarselo da qualche parte. Per ora ci ha dato semplicemente l'output dell'hash risultante. Anche qui si aggiunge la flag wwrite,
a Git e lui scrive questo oggetto. In realtà abbiamo questo messaggio. Git ci dice non so dove scriverlo perché non è un repository Git. Ok, creiamo una cartella, ci entriamo dentro e cosa devo fare? Così mi interrogo ogni tanto e vediamo chi è ancora sveglio. Per inizializzare un nuovo repository Git, git init, perfetto. Ok, lui ha creato questa cartella, vedete, punto git. Sì, ho indicato dietro perché non sono sicuro che vediate esattamente, ma vedete le stesse cose, pazzesco. Ha creato questa cartella punto git, con cui immagino abbiate abbastanza familiarità, ma tendenzialmente non si va mai a guardare cosa c'è dentro. Ok? Una cosa, cominciando a guardare dentro questa cartella, una cosa che possiamo già cominciare a scorgere è una cartella tra queste. Vediamo chi la individua per prima. Ho sentito objects, magari me lo sono solo immaginato, ma è objects, ed è proprio la cartella dove Git va a salvare questi oggetti. Quindi diciamo che tra queste info e un pezzo di ottimizzazione che non ci interessa, le altre refs la guarderemo dopo, insomma, dopo entriamo nello specifico, ma torniamo indietro. Rifacciamo questo comando, rilanciamo questo comando, adesso abbiamo un repository, scriviamo questo oggetto. Questo oggetto con dentro la stringa something ha questo hash che è DEBA. Memorizziamo, almeno io non ce la faccio a memorizzare più di quattro lettere, quindi memorizzerò solo queste quattro lettere, DEBA. Ok, entriamo nella cartella git, objects, ok, listiamo, e vedete che a parte info e pack, che non guardiamo adesso, comincia ad esserci una cartella DE. Perché? Perché per semplicità lui prende i due primi caratteri di ogni oggetto e fa delle cartelle. Se avete un progetto complesso vedrete decine di cartelle dentro git objects. Dentro DE abbiamo BA 0, 1, eccetera, eccetera. E questo è il nostro oggetto. Ok? Bene. Come facciamo a leggerlo? Git questi oggetti li gzippa, li comprime, e quindi non mi basterà semplicemente sperare di fare così e vedere il contenuto, ma, e qui entra in campo il secondo comando, ultimo che vedremo questa sera, che è git cat file. Git cat file, gli si passa, ah no, va bene, DEBA, ho fatto bene a memorizzarlo, gli si passa una porzione dell'hash, se poi ci sono, se è troppo breve e non riesce ad individuarlo, basta passargliela più lunga. In questo caso dovrebbe farcela con solo 4. E poi, che cosa vogliamo sapere di questo file? Per ora vogliamo sapere il contenuto. Something. Ok? Quindi io ho detto a Git, scrivimi questo oggetto. Lui ha prodotto un hash che identifica quell'oggetto. E cosa contiene questo oggetto? La mia stringa something. Semplice. Facciamo un passo avanti. Catfile accetta un'altra flag che è T, ovvero type, cioè ci dice la tipologia di questo oggetto. In questo caso ci dice blob, ovvero dati,
un contenuto, una serie di dati, molto più genericamente. Un pezzo di informazione, una serie di byte, vedete voi come vi è più chiaro. Ok, questa è la base. Adesso andiamo a vedere come Git utilizza questo per poi diventare Git. Io qua dovrei aver creato una cartella animals. Benissimo. Cosa c'è qui dentro? Uno zoom troppo elevato. Così, va bene? Ci vedete ancora? Ancora tutti svegli? Tanto mi risponderà solo che è sveglio, quindi non funziona. Qui dentro c'è una cartella con che si chiama families, è un file list.txt. Dentro list.txt c'è una famiglia di animali felide. Dentro families c'è un readme. Ecco, adesso ci sta tutto, non ridurrò ancora lo zoom, tranquilli. C'è un readme che, se non sbaglio, ha una stringa put all animal families here, e dentro il file cat families felide c'è la stessa stringa felide. Ok, questo è il mio progetto. Voglio cominciare col versioning perché non vorrei mai perdere queste importantissime informazioni, quindi rifaccio git init. Poi stupidamente gli dico di aggiungere tutto e di committare dicendo first commit questa roba. Ok, questo sono andato velocemente perché tanto per chi sa usare Git è una stupidaggine, sarebbe solo una perdita di tempo commentare di più quello che ho fatto. Per chi non lo sa usare non è importante. Ok, ho fatto questo. Così ho il mio commit, questa è la storia di commit, questo mio commit che è identificato da questo hash. Cominciamo a riprendere il comando che avevamo fatto prima, git cat file. La cosa interessante adesso è dirgli type commit. Aggiunto un'altra tipologia, abbiamo quindi blob e commit. Se io andassi dentro la cartella git objects vedrei, vedete, ci sono 5 cartelle, c'è un po' di roba, ma adesso andiamo a vederla. C'è un commit. Se io andassi a vedere il contenuto con la P, comincerei ad avere un po' di informazioni in più. Vedete, questo è quello che ho messo nel mio oggetto di tipo commit. Cosa c'è? L'autore, il committer, informazioni su chi ha committato, quando l'ha fatto, queste sono proprio meta. C'è il commento del commit, ma c'è una cosa molto interessante. C'è un hash con scritto tree. Ovvero, a partire da quel commit, questa mappa, che è Git, comincia ad avere la sua prima referenza, cioè ad un altro oggetto con questo hash, che se io gli dicessi git cat file questo meno t, sapremo che è un terzo oggetto di tipo 3. Ok, andiamo a guardare cosa contiene questo oggetto di tipo 3. Sì? Scusa, ma nel commit cosa indicano quei numeri dove c'è il più 0,200? Timestamp con la time zone. Scusate, ho fatto così, avete capito tutti che era il parallelo. (Ride)
E quindi sono informazioni semplicemente su quando ho fatto il commit. Con P abbiamo quest'altra roba. È difficile da vedere quando va a capo, ma abbiamo l'indicazione sui permessi del file, dell'oggetto, anzi, la tipologia d'oggetto, abbiamo un tree e un blob, e abbiamo l'hash con il riferimento. Vedete, il commit ha un riferimento ad un oggetto di tipo tree, che non è altro che la root directory del nostro progetto, che ha all'interno una cartella families tree con questo hash, e ha un blob, questo blob, che si trova dentro il file list.txt. Se io, continuando, facessi git cat file questo contenuto, felide, è il contenuto di list.txt. Continuando invece su questo, che era il tree ha due blob che sono contenuti dentro questi due file, felide.txt e readme.txt. Ok? Ma adesso, al di là della complessità di questi due comandi e della lunghezza degli hash, che quindi sono immemorizzabili, tutto sommato è abbastanza semplice. Abbastanza semplice perché cosa ha fatto? Ha rimappato all'interno di Git, cioè Git rimappa al suo interno tutti i file e le cartelle, descrivendole con dei propri oggetti. Cioè, all'interno di Git c'è un vero e proprio file system, strutturato in file, cartelle e referenze, come potrebbero essere link simbolici, ma quello ci arriviamo fra poco. E quindi questa, secondo me, una delle cose molto interessanti di come funziona Git. Tutto sommato non fa altro che ricostruire il nostro file system. Quindi, io credo, avevo fatto tipo questo, vedete, noi abbiamo, ho fatto di quel colore, che io vedo completamente diverso, quindi quello lì è il commit che ha all'interno un tree, che ha all'interno il riferimento ad un blob, che ha all'interno il riferimento ad un altro tree, che ha all'interno un blob, che fa riferimento allo stesso blob. Adesso vi faccio vedere questa cosa, perché questa è un'altra cosa molto geniale di Git. Quando ricostruisce tutto il nostro file system, quello che fa è memorizzare l'informazione dell'hash sulla struttura, sul tree che lo contiene. Quindi, in questo modo si permette anche di fare quelle ottimizzazioni come ho fatto vedere qui, ovvero se io facessi cat list, se non sbaglio, contiene felide questa stringa, e facessi cat families felide, contiene la stessa identica stringa. Siccome l'hash object è un blob, e il blob non è sul file che si chiama felide.txt e che contiene la stringa felide, ma è solo sul contenuto, arrivato a questo punto lui si dice: ma guarda, è lo stesso, non ho bisogno di creare un altro oggetto, la referenza rimane la stessa. Nella mia prima cartella, questa qua, ho il file, e qua nel tree ho scritto che c'è un file list.txt che però contiene questo blob.
Nell'altra cartella ho il file felide.txt che contiene lo stesso blob. Ok? Questo è un altissimo livello tutto sommato di ottimizzazione. Questo anche descrive quello che vi dicevo prima. Gli hash saranno sempre gli stessi se il contenuto è lo stesso. Bene. Chi si è arreso già? Nessuno, nessuna domanda? Punto interrogativo? Sbadiglio? Sai che non sono riuscito a sentire nessuna parola. Vai, alza la voce. No, no. Sì? Sono le cartelle fatte da due lettere con dentro lo file. Ah, no, quello è semplicemente un'ottimizzazione anche sulla quantità di file, di oggetti che si possono generare in un'unica cartella, e quindi li raggruppa. Quel raggruppamento non ha alcun senso, perché basta cambiare una lettera in una stringa di 10.000 caratteri e cambia completamente l'hash, quindi non c'è sequenzialità. Però è semplicemente un modo per organizzare la grossa quantità di oggetti che possono finire lì dentro, e quindi tutto sommato vengono raggruppati, ma non c'è un motivo poi per il funzionamento di Git. Non lo so. Se io volessi fare un repository con tantissimi file, si rappresenterebbe lo stesso. Io chiederei a Linus Torvalds questa cosa. Probabilmente c'è un motivo, non lo so e non me lo sono mai chiesto. Quindi suppongo per evitare di avere troppi file in un'unica diretta, quando vai a fare il list. Sì, no, c'è il raggruppamento sulle prime due lettere, credo, appunto per non avere tutti gli oggetti in un'unica directory. Su tutto il resto, sul perché, sono scelte di design fatte appunto da chi ha scritto il software, per cui non ne conosco le ragioni e non so se ci sia poi effettivamente una ragione per non fare altro. Avresti meno oggetti, dipende da quanti oggetti deve creare, dipende anche da quanti file ci sono. Sinceramente non me lo sono mai chiesto, e secondo me non c'è un'effettiva ragione per cui non è stata fatta una cosa. Solitamente le ragioni sono sul quando si fa qualcosa, cose positive, non su quello che non si fa. Ma io volevo fare una scusate, sì, ok, adesso no, scusate, non mi sono perso, ma mi sto chiedendo quanto andare a FOD anche per non mi rendo conto che quasi mezzanotte per me, No, vi faccio vedere quest'altra cosa. Sì, allora andiamo adesso, una cosa difficilissima, aprirò Vim per modificare list.txt e magari mettere un'altra famiglia.
Uff, sono uscito da Vim. Fine. Grazie. Ce l'ho fatta. Sono arrivato fino alla fine, l'ho scritto tutto. E... ok, status, c'è il file modificato. Aggiungiamo tutto. Commit. Ok. Anzi, così, così è un po' più sintetico. Ok, abbiamo la stessa cosa. Potremmo, ma non lo faremo, ricostruire tutto l'albero come ho fatto prima, cioè ricostruire attraverso Git praticamente il nostro, la nostra working directory, il nostro file system, che è quello che poi lui fa quando ci spostiamo tra commit. Lui lo rilegge tutto quanto e riscrive esattamente quello che ha trovato lì dentro. Tanto ha una copia del file system lì. Ma quello che volevo fare è guardare questo secondo commit, sempre con P, che avrà una cosa in più. Una cosa in più, che ci, un'informazione in più rispetto a prima, che ci permette di fare il passo verso il versioning. Ovvero ha questa informazione che è parent. Ovvero dal secondo commit in poi noi abbiamo nel commit l'informazione sulla storia dei commit, quindi che arriva dopo, banalmente. Ok? Anche qui questo è quello di prima, ve lo assicuro, vedete 00AE17, il tree è questo. Se riesco a recuperare l'informazione di prima... no. Vabbè. Il tree rimane... rimane quello... no. È cambiato perché il blob del nostro file è cambiato. Ok? E quindi questo tree... meno P magari, ecco, ha il blob di list.txt, visto che è diverso, completamente diverso. Cosa ha fatto Git? Ha fatto un nuovo oggetto. Cioè, se conosciamo la differenza di Git rispetto ad altri sistemi di versioning, sappiamo bene che uno dei punti di forza di Git e che fa quelli che chiama snapshot e non fa dei delta, dei diff, delle patch, non so come volete definirle. Cioè lui non si salva le differenze, crea un nuovo oggetto. Questo ha i suoi vantaggi, e gli svantaggi sinceramente sono risibili. Se volete poi, se qualcuno gli viene in mente uno svantaggio, vediamo se ho ragione o no. Però crea un nuovo oggetto, questo è indubbio. Su questo chi ha scritto Git ha pensato che non fosse assolutamente necessaria un'ottimizzazione. E quindi, anzi, che fosse migliore l'ottimizzazione di avere velocità e renderlo sicuro rispetto a una possibile corruzione dei file, perché ho uno snapshot preciso, oggetti nuovi, distinti, non devo star lì a riapplicare tutte le differenze fatte da 1, 2, 5, 10.000 modifiche sullo stesso file. Sì, occupa un po' più di spazio. Occupa un po' più di spazio, certo, è tutto compresso. Certo, appunto per questo sono risibili, secondo me, i contro di questo tipo di implementazione. Noi dovremmo usare un sistema di versioning senza mai inserire all'interno dei file binari, perché sicuramente qualcuno mi farà la domanda sui file binari. Binari non li comprimi e non sono ottimizzabili.
asterisco, poi se volete qualcuno farà un talk su questo, però tendenzialmente se metto un documento Word da 500 mega, poi faccio una modifica e voglio fare il versioning, quella roba ad ogni commit peserà 500 mega in più. Poi vediamo se ci arrivo anche un pezzo sull'ottimizzazione. Però tendenzialmente questo. Va bene. E continuiamo ancora sul pezzo di versioning. Non so che ore siano, ma finché hai la birra. Infatti, ce l'avessi anch'io potrei continuare. Non era il messaggio. No, vabbè, vediamo le branch. Le branch sono un'altra cosa molto potente con cui tutti lavoriamo abitualmente, quello che ci permette, no, quando ne parliamo di Git, collaborazione, poter cambiare contesto facilmente, eccetera eccetera. Quando vedrete cosa sono effettivamente le branch, scoprirete che sono una banalità tremenda all'interno di Git. Io creo una nuova branch, questo è il mio alias, la chiamo second, così mi sposto sopra. Quando faccio git l ho questa cosa, lui mi dice che la mia head, adesso se c'è qualcuno che non sa leggerla questa cosa, non so, provi ad alzare la mano, al massimo non gli risponde nessuno. Però la mia head è sulla branch second e poi c'è la branch master che è allo stesso livello. Perché? Perché sono partito da lì, da quel commit, sono partito da B1, B8. Ok, ma che cos'è quella branch? Una delle prime cose che mi... provando ad approfondire questo argomento, una delle prime cose che mi è venuta in mente sarà un altro tipo di oggetto, ecco, l'ultimo oggetto che ci mancava, e invece è ancora più banale. Se io guardo, e sto già scrivendo cat per guardare il contenuto, la mia cartella git, ho quest'altra cartella che si chiama refs, che ha all'interno quest'altra cartella che si chiama heads. Tags, le guardiamo dopo, ma ci arriviamo. Heads contiene questi due file, uno master e l'altro second. Ma cosa conterrà master? Un hash. Con cat, eh? Non è neanche compressa sta roba. Second, un hash. Uguale, perché questo così non è altro che un file con scritto dentro dove si trova quella branch, a quelle commit. Perché tanto poi l'oggetto commit ha dentro il suo tree, i suoi blob e così via, e quindi lui con i suoi oggetti è in grado di ricostruire tutto il nostro, tutta la nostra cartella, tutto il nostro progetto. E quindi non gli serviva creare un altro oggetto, semplicemente un puntatore, tanto che se io facessi una cosa di questo tipo e gli dicessi git refs adds third, ho creato un'altra branch, cioè non so come dire, è abbastanza banale, anche perché in questo modo lui non deve andare a correggere altri oggetti, semplicemente deve segnare un puntatore ad un hash, puntare ad un hash scrivendolo dentro un file. L'altra cosa è add, come fa a saperlo? Potete già immaginarlo, da qualche parte ci sarà scritto add. Dove? Qua. Add. Qua non ci mette neanche l'hash. Ci diceva, ma chi se ne frega di mettere, duplicare due volte l'hash? Così se tu fai un commit sulla branch su cui stai lavorando, io devo riscriverlo da due parti? No, per favore. Lo scrivo solo dentro refs adds second e ho finito lì. E lì dentro c'è scritto qual è il commit da cui deve partire.
Ok. Oh. Io mi sono perso nel frattempo della scaletta. Lo sto guardando da vuoto, credo. Ogni tanto becco qualche parola. No, però branch bla bla bla. Ok. Adesso faccio un touch di sum. Ok. Fai il vuoto. Git add sum. E git commit meno m sum. Mi sono spostato di nuovo su master. Adesso eliminiamo la branch, quindi git. Dove erano già le branch? Third, togliamola, quella che abbiamo creato prima. Ok, ho creato un nuovo commit su master. Adesso avevo fatto queste slide, secondo commit, questo ve l'ho detto prima, questo l'abbiamo visto prima. Ok, scusate, sto tentando. Qua c'era anche il filo del discorso in queste bellissime slide. Sì, perché volevo fare questa cosa. Allora, il caso è questo: sono su master, c'è una branch second che è partita da master, un commit indietro. Su master ho fatto un altro commit, poi vado di nuovo su second e faccio un touch di else. Ok. Ok, la storia è così, no? Da un certo punto in avanti sono andate in direzioni diverse. Ok, adesso io vado su master e voglio portare, come succede normalmente, la mia feature che si chiama second, la voglio portare su master. Il modo più semplice e banale è fare così, dritti un merge, perché tanto sono sicuro che in questo progetto, per quanto complesso, non ci siano conflitti per ora, o almeno spero. Beh sì, dai, ho fatto touch di due stringhe. Ok, è andato. Ok, questa adesso è la mia storia, no? Ho fatto la mia bella bubble. Altro pezzettino interessante. Cosa ci sarà qui dentro? Qua abbiamo un'altra cosa molto interessante, un pezzo in più. Questo commit ha due parent, perché questo è il modo per git, ecco, da sotto tree in giù è la parte di versioning, ok? Quindi a lui non gliene frega niente per ricostruire la nostra working directory di tutte le informazioni sotto. Serve alla parte di versioning di git per stabilire quella relazione, cioè il commit 9.3.9.9 ha due parent, D0C8 e B1B8. D0C8 0CAB1 ho perso qualcosa. Ah sì, ho letto io male. 0CAB1 era qua. L'ho vista male, avevo letto quello ancora prima. Ok. Ultima cosa, anzi, forse due o tre, in realtà no,
Altra cosa che si può fare di solito è dire: vado sulla mia branch, in questo caso voglio portare sulla mia branch tutto quello che c'è su master, perché su master c'è qualcosa in più, avevo fatto un commit, voglio avere su quella branch anche quel codice perché mi serve per continuare con la mia feature. Anche qua faccio un merge e ottengo una cosa ancora diversa. Fast forward, perché fast forward? Perché Git si rende conto che non ha bisogno di fare niente, non deve creare nessun oggetto, esiste già. L'unica cosa che ha fatto è stato spostare la mia branch da qui a qui come riferimento del commit. Per questo fast forward, perché lui non ha dovuto creare alcun tipo di oggetto, esisteva già tutto. Quindi quando vedete che Git vi restituisce questo messaggio è perché non ho dovuto fare altro che spostare la stringa scritta in quel file dentro Git refs heads col nome della branch. Fine. Ok. Dai, l'ultima. Tanto è... Sì. Sì, ci siamo. L'ultima cosa banale che manca sono le tag. Probabilmente non serva neanche che ve le faccio vedere a questo punto. Perché se io facessi git tag v10 otterrei questa tag v10 e mi sto annoiando anche da solo a ripeterla questa cosa. Dove sarà? Dentro refs, dentro tags. Guardate un po', c'è un altro file che si chiama come quella tag e magia al riferimento del commit. Stessa cosa di prima, se io lo copiassi v20 otterrei un'altra tag. Fine. Se non ci sono domande, io non avrei altro da aggiungere. L'obiettivo era proprio farvi vedere quando voi lavorate con Git quello che effettivamente fa sotto. Poi fa ovviamente altre cose attorno che servono per un'ottimizzazione maggiore, però tendenzialmente è quello. Git è una mappa tra oggetti. Se non ci fosse è un file system con una serie di file di testo che hanno dei puntatori e che ci dicono dove si trovano le branch. Fine. E questo non è per sminuirlo, è per dire questa semplicità è anche quello che lo rende così versatile, potente e stabile, tutto sommato. E quindi basta. Se qualcuno vuole farmi qualche domanda, io provo anche a rispondere. Ma... I cherry pick? Il cherry pick è un po' più complesso. Entra in gioco tutto quello che non ho voluto vedere adesso, perché lui deve... A lui serve la storia a quel punto, perché ha bisogno di... È una procedura abbastanza complessa, poi, perché lui serve la storia, perché deve sapere esattamente qual è la differenza negli oggetti che c'è lì dentro, e quello è tutta la parte che poi è legato a una rappresentazione, ecco. Git di per sé, appunto, non ha la minima idea di che cosa voglia dire differenze, però per renderci la cosa più leggibile
si guarda la storia di quello che è successo e si va a rileggere gli oggetti che abbiamo toccato e mette in campo altri strumenti per mostrarci le differenze. Per il cherry pick lui deve tirarsi fuori queste differenze, poi provare a riapplicarle, e quello già appunto il passaggio successivo in cui, provando a riapplicarle, deve capire dove piazzarle, eccetera eccetera. Ma è tutta una cosa, tutto sommato, che sta decisamente prima rispetto a come Git fa i suoi snapshot. È tutta una cosa arrivata anche tutta roba arrivata dopo per facilitarci la vita. Tutto qui. Noi trattiamo come questi commit come oggettini da poter spostare, come se sui nostri commit, come se fossero delle queste piccole ciliegie, appunto, ci fosse solo all'interno il succo di quello che abbiamo fatto in quel commit. In realtà è uno snapshot completamente nuovo. E lui, per renderci la vita comoda, ci dà questi strumenti prima. Una volta che abbiamo committato, c'è tutto. C'è tutto quello che è cambiato. O meglio, è uno snapshot completamente nuovo, ma tutto ciò che non è cambiato ha i riferimenti. Io adesso, vabbè, qua era quello che vi avevo fatto vedere prima. Quello che non è cambiato, dove, ecco, ha i riferimenti con quello che c'era prima. Qui nel nostro commit noi abbiamo cambiato il blob che c'era qui dentro, ma il nostro tree aveva anche riferimento ad un altro tree che non è cambiato, e quindi tutti i suoi file dentro, che in questo caso erano solo due, sono rimasti identici. In questo è decisamente ottimizzato, perché tutto ciò che non cambia non ha bisogno di un nuovo, anzi, generando l'hash per quell'oggetto ottengo un hash object già esistente. Io sono certo che siano la stessa identica cosa, e quindi non c'è bisogno di ricrearlo. Tu hai domande? Io ce l'avevo in ufficio server GitLab. Per fortuna avevo tutti i porti sul locale, quindi non ho fatto niente. Però mi è cresciuto un giorno, mi è cresciuto così che non riuscivo a fare niente, non riuscivo neanche a fare login su pagina che si mette. Cosa può essere successo? Niente, cioè, il database non è stata cambiata. Il server nessuno non l'ha messo mai. Cioè, c'è il core di Git, c'è il versioning, c'è la parte distribuita, c'è il server di GitLab, c'è l'interfaccia web di GitLab. Secondo me qua si è rotta. Non ne ho la minima idea. GitHub sono applicativi web che ci mettono un'interfaccia visuale per poi arrivare ad accedere a Git. È il modo per rendere il sistema distribuito di Git in parte, cioè, con un hub, ecco, avere Git, il nostro bellissimo Git distribuito, che potrebbe stare su tutti i computer, ogni computer un server, avere un hub, appunto per questo GitHub, da cui passare, più o meno riconoscibile, facilmente raggiungibile da tutti, su cui poi è montata un'interfaccia web. Chi lo sa? I repository, poi in realtà quei repository fanno passaggi in più, perché poi loro non se li tengono. C'è un modo per Git per comprimere il tutto. Git ha un modo per prendere tutti gli oggetti e metterli tutti assieme, e ottimizza ancora di più. Però poi complica nello sviluppo in locale alcune cose. Ma per farla breve, quando noi ce lo prendiamo da quei server, fa un altro passaggio nel nostro repository. E boh.
Per i large file c'è la versione Git LFS, se volete mettere il vostro binario o mega file in cui mettete il vostro monolite in un unico file, è l'idea massima di monolite, sì, perfetto. Scrivere un'intera applicazione monolitica in un unico file da 500 mega, c'è Git LFS. Boh, mi hanno fatto cenno di... E la domanda standard di fine talk, dalla fine di questo talk. Perché credo che conoscere come lavora lo strumento che sto utilizzando, che utilizzo, è l'unico strumento che utilizzo sicuramente tutti i giorni. Avere una minima idea di come lavora mi permette, da una parte, di avere una maggior consapevolezza, che a me non spiace, e dall'altra di comprenderlo e anche magari saper immaginare una soluzione nel caso di problemi. Appunto, quando si prende la patente e si studia il motore, non farai mai il meccanico, ma se senti quel determinato rumore o fa quel determinato movimento, più o meno intuisci dove potrebbe essere il problema e quindi reagisci di conseguenza. Mi devo fermare, posso accelerare, devo andare a far benzina, le cose di base, tutto qui. Rebase non esiste. Grazie.